E prima di tutto, io dovrei dire che la prima preoccupazione è il Vangelo di Gesù, cioè qui dobbiamo essere quelli che conoscono la parola di Dio e anche che la mettono in pratica, tutti noi, e dopo la mettiamo insieme, mettere in pratica insieme. Dopo, dalla parola di Gesù, la parola del Santo Padre. Papa Francesco adesso, no? E dopo sempre il Santo Padre, perché per noi noi siamo la voce del Santo Padre, cioè noi dobbiamo esprimere quello che è nel cuore del Papa e con tutta la fedeltà e con tutta la comunione. Dopo, dentro il dicastero, noi abbiamo, diciamo così, due visioni che sono le più importanti. Cioè, la prima, noi vogliamo promuovere la vita consacrata, promuovere, cioè. Dobbiamo essere quelli che prevedono diciamo, queste grandi tendenze, queste grandi necessità della vita consacrata assieme a, e proprio per rispondere a quello che il Santo Padre vuole e dall'altra parte diciamo, mettere in pratica, promuovere attraverso iniziative questa cosa. Seconda cosa, noi dobbiamo a qui custodire la vita consacrata. Nei suoi problemi, nelle sue sfide, nelle sue necessità di aiuto, noi allora cerchiamo di accompagnare la vita consacrata in tutti i suoi sensi.